Cecilia, siamo arrivati al termine di questa prima puntata dedicata al gran finale qui a Vallelunga del campionato italiano velocità e chiudiamo davvero in bellezza con il podio della 600 del dodicesimo round. Inizia a salutare il campione italiano della 600 e diciamolo, Davide Stirpe. Fa strano un po' ancora, però ciao, ciao a tutti. Ilario Dionisi. Ciao a tutti. E Marco Malone. Ciao. Marco Malone, come lo chiamo io, tipo porno divo, bello, Marco Malone. No dai, abbiamo combattuto, anzi hanno combattuto tutto l'anno la 600, qui mancano Gabellini, Bussolotti e Morentino, erano in 5, sono rimasti, infine rimasero in 2 a combattere. Hai detto bene, ha vinto Stirpe che ha fatto doppietta che vale lunga, ma in realtà Rolino un po' più serio, perché nelle ultime 4 gare ha vinto 3 volte, per cui insomma Dionisi è stato fermato nella gara di sabato da un inconveniente che gli ha fatto perdere terreno. Io farei parlare prima Ilario, perché Ilario, insomma, hai già vinto 2 volte il titolo, hai lasciato un po' spazio ai più giovani, dai. Insomma, adesso devo andare alla pizza, come direbbero a Roma. Ogni volta che entravo in pizza c'avevo il coltello tra i denti, e soprattutto quando incontravo Davide. Non sembrava la lasciare perché è stato un cagnaccio durante l'anno. Diciamo che le battaglie più belle le abbiamo fatte io e lui. E quindi niente, faccio i complimenti perché è stato bravo, lucido e niente, io purtroppo ho avuto un inconveniente ieri e per una cazzata diventata più grande e niente, ho perso un po' di punti in classifica e niente, oggi me la so giocare. Anche perché oggi lo ricordavamo, Daniela, sono partiti a pari punti, quando parti a pari punti devi solo arrivare davanti a quell'altro, non puoi più fare strategia. Forse senza l'inconveniente tecnico del sabato, lui aveva ancora un piccolo bottino a gestire, così chi arriva davanti anche 14esimo, 15esimo, e quell'altro si aggiudica il titolo. Prima di arrivare a Stirpe lo facciamo soffrire, abbiamo un volto nuovo, Marco Malone. E Marco, è stato bravissimo, però ti dico, grazie. tutti abbiamo pensato, ma perché? Cioè proprio nel giorno più, cioè sei venuto fuori nel giorno più difficile. Se abbattevi Stirpe c'avevi il team Extreme sotto casa, se abbattevi Dionisi il team Ellan, se abbattevi Gas avevi tutti perché sono in 1000 quelli, cioè ci vuole anche una certa Beh dai, diciamo che questa gara in particolare, come anche a Misano, ne avevo per stare davanti. Peccato per gli ultimi giri, ecco, perché ho avuto un piccolo problema tecnico, diciamo, al braccio. E ma quando andavi dentro a Dionisio, a Stirpe, cioè, non c'avevi un po' di, oh mio Dio, questo lotta per il titolo, e mo se faccio il patatrack? Che te frega? No, l'avevi guardata la classifica prima di partire? No. Ah, hai fatto bene. Io pensavo alla mia, sinceramente. Ma bravo, hai fatto bene, ma che te ne frega a te? Stirpe, allora. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Dopo il botto di Mugello, mi ricordo ancora lì alla Casanova, no? Eri tutto nero, Dionisi si gongolava. No, dai, diciamolo, Dani, una grande vittoria. Mi piace quello che hai detto prima anche in conferenza stampa, no? Che tu, fino a qualche anno fa, giustamente vedevi Dionisi, cioè, Dionisi, no? Sì, sembra un po' retorica, no? Dei vari markets che fanno la sceneggiata, però per me è veramente così, perché l'ho detto qualche giorno fa a lui. Io iniziavo con Londino Stock, lui faceva il Super Sport, era veramente il re della Super Sport. Io andavo in tribuna a vedere Dionisi, non è che andavo a vedere gente in casa. Poi stessa moto, Romano. Mi hai chiesto l'autografo a quei tempi? No, le foto. Io non mi è mai piaciuto chiedere autografo, però mi ricordo, no, gliel'ho detto a Mugello che feci una prima fila, che con l'onda Stock era stratosferica. Allora lui venne al box, mi fece i complimenti, per me era come se era venuto, non so, Berlusconi o Valentino. Vedi quel giorno lì, dovevi vedi? Hai sbagliato prima. E quindi, come ho detto prima, giocarmi il titolo a Roma, tra l'altro, due romani, che è uno sport che non è tanto di romani, ci vedono anche non benissimo la maggior parte delle persone, quindi due romani in casa. Giocarsi il titolo a 0 punti è una roba veramente da fantascienza, però io potevo vincere io o lui, per me sarebbe stato comunque un grandissimo successo, perché avrei fatto comunque 4 vittorie, un campionato bellissimo, e mi sarei mangiato le mani per la caduta di Mugello, però purtroppo ci stava. Però guarda, ci ho creduto con tutto me stesso, ho dato, penso, tutto quello che avevo, e soprattutto per i ragazzi del Team Extreme, perché veramente, guarda, dopo lì a Mugello, no, che ho fatto una grande botta e ho distrutto una moto, me l'hanno ricostruita dopo il warm up, telaio nuovo, tutto nuovo, no, però non mi hanno mai
messo nella minima condizione di farmi pesare l'errore, anzi una pacca sulla spalla e dai, dai cazzo ce la facciamo, recuperiamo, siamo i più forti e alla fine avevano ragione, siamo stati i più forti. Dani, volevo dirti una cosa, abbiamo corso 12 round, anzi 11 della 600 e siamo arrivati a pari punti, quindi per quest'altro anno proporrei, facciamo uno secco, è uguale, no? Tanto i team spendono meno, lo spettacolo è di spendiamo più. Di meno, condensiamo. Ma no, io non ci sto, perché voi mi avete fatto divertire tutta quanta la stagione, io ne voglio un'altra. Noi ci siamo divertiti. Uguale, quindi voglio proprio, cioè, voi sudate, noi guardiamo e ci divertiamo. No, davvero. Da fuori è bella, da dentro... Io vorrei, Dani, da Stirpe e da Dionisi un aggettivo sincero per Malone. Stirpe. Sincero? No. Meglio di no. Guarda, io dico la verità, mancavano 5-6 giri. Ilario c'aveva un gran passo perché faceva 39, così come se nulla fosse a gomme consumate. E vedo dalla tabella 0-6, 0-3, 0. Dico, ma scusa, ma chi è? Noi facciamo 39 alto, che è quasi pole position, no? E c'è uno che viene su. E a un certo punto vedo Cimini, mezza gomma. Dentro la S, quasi tutta la gomma. Dico, mi sa che è meglio che vado davanti a Ilario. Così era Malone. Così se lo subisce lui. Infatti, più di una volta. Ecco, non l'abbiamo ancora detto, però in realtà Malone poi un po' al ritmo a Ilario l'ha fatto perdere un pochettino, sai? Ma dai, sì, ci sta, però. Alla Campagnano, dove è passato? Boh, non mi ricordo. Al Curvone mi ha passato, capito? Non è... capito? Così. Capito, Quindi quest'altro anno appunto c'è anche Malone, ecco. Credo. Speriamo che fa qualche altro campionato tipo Superbike, roba del genere. Perché già quest'anno eravamo troppi, eh. Sì. Poi è arrivato Roccoli, West, Aga che non so che si era messo in testa i primi giri. Aga l'hanno tirato come sulle portaerei, così l'hanno tirato a fionda. Quindi siamo già troppi, Marco, sta casa. La cosa positiva comunque è che chiunque arriva deve fare i conti con noi, perché arriva Aga, West, c'è il nonnismo, c'è il nonnismo. Qua c'è gente che dà il gas veramente, non è che arriva il primo vinco pallino e... Cioè, volevo dire l'ultimissima cosa sul campionato, poi magari tu dopo, Dani, fai una domanda a Malone. Malone. Ha detto Stier, tu sei Malone. Tu ogni volta che dico Malone, tu dici Malone. Così. E Dani, no Dani, Stirpe, no. Dionisio. Oh, decidiamo. No, sono da Stirpe. E ha detto Stirpe, io ho fatto la bottata, ho trovato a Mugello. È vero, lui l'errore l'ha fatto. Io volevo sottolineare il fatto che Dionisi, in tutto questo, è stato forse il pilota... più regolare, cioè non ha fatto, ricordiamo Gabellini, ha fatto un po' di boiate in giro, Bussolotti non ha visto un ultimo giro, Dionisi, non Formicone, perché Formicone poi si intende quello che magari è lì che guarda, ha rischiato come tutti, però forse scoccia anche un po' di più, no? Senza gravi errori. All'ultimo. Senza errori. Non voglio rigirare il coltello, però... No, senza errori, purtroppo il problema tecnico c'è sta, è stata una stagione... Per me comunque è stata positiva, no? Dall'inizio fino a, certo, a ieri. Com'è che una moto si spegne e riparte? Che ne so. Non è che mai fatto come facciamo in garage che tocchi l'on off. No, mi raccomando. E basta pure te, Dai, ultima domanda per Malone. Che facciamo nel 2018? Malone. Appunto. Malone Benoma. Ah, bella domanda. Guarda, sicuramente corro con il team Green Speed. Tocca vedere che campionato. Dal team Green Speed ha detto vediamo West e Malone. Malone ha battuto West e tiene a Malone, va. Che conviene, eh? A casa nostra c'è la roba buona, diciamo le cose, certo. Bravissimo. Come festeggi Stirpe stasera? Non lo so, adesso voglio solo andare al box e abbracciare tutti fino a che non svengo. Dionisi saprebbe come festeggiare. Detto così, no. Era per farti fare la figura, no, va dal box tuo. Va bene, ci siamo tutti al box tuo. Allora, il ben accetto. Malone può venire? No, Malone no. Malone no. Malone ti comportarsi meglio. Sì. Ma veramente, sempre tempo pochissimo, ragazzi. Io vi devo ringraziare di cuore. Lo dicevo prima scherzando, ma non stavo scherzando in realtà. Ci avete fatto passare una stagione fantastica, ci siamo divertiti in pista, fuori, nel paddock, sempre sorridenti, in pista agguerriti, ma fuori veramente compagni di squadra di tutti quanti. Quindi davvero vi saluto e vi do l'appuntamento all'anno prossimo. Questo è fuori discussione. Quindi iniziamo da te. Ciao campione italiano. Grazie. All'anno prossimo, arrivederci. Dario. Ciao Vice. Ciao. Sei corretta, ciao campione italiano. Allora quando arrivi a dirti, ciao due volte campione italiano. Hai ragione.
Sempre ciao, due volte e mezzo, dai, va là, il campione italiano. Ciao. Marco, alla prossima. Ah sì, dai, ciao a tutti. Se sopravviva l'inverno, malone. Perché adesso pigliano un po'. Phil, Phil, siamo arrivati al momento dei nostri saluti. Ciao Phil. Ciao Dani. E l'appuntamento, come sempre, è con Afterchive. Ciao.